Ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Global per andare, come sicuramente avete visto dal titolo e dalla copertina, a spacchettare tutti i ticket ragazzi che abbiamo preso con le multe dei video, veramente dei video pull su queste due batch. Mi raccomando, se vi siete persi i due video pull dove per appunto pullavamo su queste due leggende, per così dire, visto che sono nelle R, mi raccomando, ve li lascio qua sopra nelle schede e recuperateli assolutissimamente, perché sono stati un video pull più figo e stupendo dell'altro. Quindi mi raccomando, vi invito subitissimo ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a mettere un bel like. Qua sotto in descrizione, visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto anche nei commenti, trovate il link alla pagina Facebook di Denando Miros, dove potete acquistare Dragonstone a un prezzo molto molto più basso, ragazzi. E trovate anche altri link, tipo pagina Instagram ovviamente, profilo Facebook, anzi pagina Facebook, e anche ragazzi altri link ovviamente, entrate nel gruppo Telegram e anche nel canale Discord, ragazzi, mi raccomando. Detto questo ragazzi, direi di partire subitissimo con tutti i ticket. Allora, qui da Gogeta ne avevamo presi, visto che ci avevamo curato molto di più, 58 ticket, mentre di là 33. Vabbè, qui ci siamo portati a casa il mondo, ma lo vedrete perché non l'ha visto nei due video full. Mi raccomando, recuperateli perché sono davvero una bomba. Dai, direi di partire con questi due, dai. Non l'avevo nemmeno visto, sono sincero. Partiamo con questi due. So che dovrei fare le multi, ma va bene anche così, dai. Se sculiamo anche in singola. Scusate ancora per la tosse, ma sono sempre un po' influenzato. Uno, due. Niente, il terzo livello. Adesso scappo nelle R così a random, vi immaginate. Bojack, era meglio se era Bojack che le R, però va bene. Sempre un SSR. Manto ragazzi, non è che ci possiamo aspettare tanto da questi ticket. Non mi andò bene neanche quando ci fu nel Jap questi ticket, nel terzo anniversario. Soltanto nel mio secondo account trovai Broly, che infatti c'è anche il video qua sul canale, quindi se magari siete interessati recuperatelo. Però niente di che, non trovai niente di che. C17, va bene. Broly LR intendo, niente. Non un altro Broly, ecco. Ragazzi, allora possiamo andare subitissimo con Gogeta. Allora andiamo subitissimo con una multi. Con una multi, così almeno partiamo subito a bomba. Speriamo di trovare anche altre LR. Speriamo. Se troviamo un altro Gogeta, di sicuro non mi fa schifo. Release arcobaleno 1, 2. Niente, terzo livello. Che guardiamo un po' come ci va, raga. Nappa. Attenzione ragazzi, Gogeta, vabbè che non è nemmeno l'Int, vabbè ce l'ho full ability sia questo che l'Int, però potrebbe essere un segno ragazzi per l'LR, potrebbe, speriamo ragazzi, speriamo. Ok, Recom, Nappa, vabbè Freezer, ok, Krillin, va bene, Trunks, Xeno come GSSR. Va benissimo così ragazzi, come prima multi va bene. Spariamoci un'altra multi e poi ragazzi facciamo qualche singola, visto che abbiamo quegli 8 ticket che sicuramente dovremmo spararci in singola. 4 pod e andiamo. Release Yellow Super Saiyan 1, 2, dammi 3. Niente, terzo livello, anche se ragazzi ormai terzo livello non conta più niente, perché essendoci il GSSR quasi sempre o è By Guys o è Super Saiyan 3, cioè appaiono molto più veloce, diciamo spesso queste animazioni. Ma io non ci posso credere, cioè ragazzi, io Gogeta quarto livello l'ho già portato a full ability. Con questo il secondo Gogeta potrei portarlo ad ability 3. Cioè ragazzi, io mi faccio un altro Gogeta quarto livello buildato in un altro modo ora, con full evasione, per dire. Ma cosa me ne faccio io durante questi Gogeta quarto livello? E non le do nemmeno al Baba io, perché tutti questi VG, tutti questi Gogeta potrebbero essere utili per un futuro Gogeta, un ritorno di un Gogeta quarto livello magari per l'SA. Io non le do al Baba questi VG. Cioè ragazzi, ma perché mi devi dare questi Gogeta quarto livello? Perché? Ne ho trovati 8. 8 l'ho trovati. Anche per il Goku ormai ce l'ho full ability. Vabbè, il primissimo Vegeta, credo sia tra i primissimi davvero. E continuiamo così, dai, facciamo qualche multi e continuiamo così, raga. Per adesso questi ticket sembrano fortunati. Va bene che io c'ho già full ability, ma sennò sarebbero stati fortunatissimi. Release Yellow, guardiamo. Ok, nemmeno uno Super Saiyan, ma ci sta, ragazzi, nelle singole ci sta. Ok, se skippiamo, c'è un Krillin. Intanto se sentite la voce ancora un po' fioca, quasi così, perché ancora sono un po' messo male con la voce, anche soprattutto con il mal di gola. Mi stai saltando a destra. Yellow,
Super Saiyan, ma da destra di solito non significa niente. Da sinistra c'è un po' di percentuale di SSR. Oh, attenzione, Super Saiyan 3! Attenzione, vabbè. Non spero di nessuno, infatti, me lo immaginavo fosse qualche SSR così a caso. Anche lui l'ho portato a full ability. Anche se ovviamente non spreco le orb per portarla a full ability questi PG. Per il momento, visto che sono a corto di orb con tutti i type. Però, sicuramente in futuro, quando magari ne avrò un'abbondanza come nel Jap, potrei pensarci. Se ovviamente si riterranno utili, Singola, dai, guardiamo Super Saiyan 2. Pan GTSR, dai, guardiamo prossime mult, prossime singole. Anzi, facciamo un'altra multa e poi continuiamo con quelle 5 singole. Poi ci spariamo le ultime due multi e poi andiamo su Vegeta. Ok, due pod. Su Vegeta sarei felice se con quei ticket, ragazzi, trovassi almeno un Vegeta Super Saiyan fisico. Almeno uno, perché c'ho l'ability free e fa cagare. Ability free, davvero. C'ho la GL full ability, tra l'altro l'ho portata a full ability con il video pool, per appunto che se vi siete persi vi ricordo di recuperarlo. Ok, tanti tanti SR, ma niente di interessante per adesso. Ok, Cell seconda forma. Yamcha, dai, 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 qualcosa di interessante. Bardock, Zamasu. E? No, vabbè, io non ci credo, ma che SSR sono questi, ragazzi? Ma ci sono anche questi in rate up, ragazzi. Ma perché? Ma perché? Va bene, va bene. Va bene così. Singola, attenzione, abbastanza pod. Ci sta che sia un bye guys, perché con tutti quei pod ci può stare, ci può stare. Guardiamo. E infatti l'ho appena buffato, Yakon. Dai, ce la possiamo fare a finire queste singole, perché a me le singole mi danno davvero fastidio con tutto il cuore. Ci metto 6 anni per fare queste singole. Tre pod, l'Eliziel, Super Saiyan, no, niente Super Saiyan, vabbè. Anche il Super Saiyan sta diventando una leggenda, ragazzi, nemmeno per gli SR si trasformano più. Ok, i nomi di questi personaggi non li pronuncio nemmeno perché sono inutili, inutili. Sono gli scagnozzi di Freezer che non si chiama nemmeno Freezer, quindi è inutile che ci cacchiamo noi. Scrivetemi tra l'altro, ragazzi, qua sotto nei commenti cosa avete trovato voi, mi raccomando, sia nei ticket, oppure nel Jap, nel Tanabata. Mi raccomando ragazzi, mi raccomando per appunto recuperate anche i video del video pool sul Tanabata che ho fatto anche nel Jap, ragazzi, mi raccomando perché anche lì c'è andata davvero di lusso. Dai, Mister Satan da destra, Release Yellow, niente Super Saiyan, ma prima il Mister Satan ci ha portato bene, quindi direi di... ok, niente, speravo in un bye guys perché prima ci ha dato il Super Saiyan 3, comunque dai. Ultimo ticket e poi ragazzi finiamo con l'ultime due multi, visto che la vedo lì ad MGSSR. Vabbè, la tosse ragazzi ormai è qualcosa di impressionante. Non si trasforma. Vediamo se è bye guys, non credo, infatti. Va bene, meglio così, almeno nelle prossime due multi possiamo sperare qualcosa di buono, visto che per adesso non ci ha dato niente per un po' di singole. Dai, speriamo in questa multi qualcosa di interessante. Niente pod, ragazzi. Release Yellow, nemmeno Super Saiyan. Cioè, vabbè, GSSR per forza Bye Guys, perché c'è GSSR, però. Nel senso. Proprio così. Malaccio. Zero pod, nemmeno Bye Guys classico. Davvero? Questa è proprio una multishaft, proprio GSSR e via. Perché se no non si spiega questa cosa. E adesso l'ho bufata e adesso mi scappa con GTLR, ci scommetto. No, magari, dai. Ciao Zu, siamo dinanzi a GSSR C17 e infatti un classicissimo Goku Super Saiyan 2 Tech che diventa il Super Saiyan 3. Ultima multi ragazzi, ultimissima multi per i nostri ticket su Gogeta. Adesso 2, 3, 4, 5, 6 pod, attenzione, release istante Super Saiyan, release Rainbow, guardiamo. 1, 2, dammi il terzo. Niente terzo livello, promettiva bene per il terzo livello, ma speriamo ci sia qualcosa di interessante comunque. Ciao Zu! C17 fisi, no STR perché mi confondo sempre tra tutti i C17 perché ce ne sono una marea di C17 e C18. Nail. Nappa. Ok, Recom. Dai, Tien, Nail. Sempre soliti R e SR, sempre gli stessi. Trunks Xeno, va bene, AGL come GSSR. Tanto ragazzi, non potevamo chiedere chissà che. E direi di spostarci su
su quella di Vegeta, ragazzi. Abbiamo ancora tre singole, direi di farci subito queste tre singole e poi di spararci le tre multi consecutive, dai. Singola 2, 3, 4, 5 pod, attenzione, release yellow, Super Saiyan, speriamo bene, 1, 2, niente, terzo livello, magari sapete, il secondo livello alcune volte porta meglio del terzo, e questo non è sicuramente il caso, cioè non è quella situazione lì, anzi, direttamente l'opposto, perché va bene che se mi doveva dare un SSR di merda, va bene anche Maghetta, però tra le due, almeno con l'SSR di merda, potrebbe servire in futuro per un rebirth di qualche SSR, oppure direttamente per i 10.000 Baba Points. Però, Nappa, e questo qua è la stessa situazione di prima. Ultima singola, tra l'altro, e poi abbiamo le tre multi, e poi ragazzi, per questi ticket, che per adesso, se non avevamo alcuni PG a full ability, non c'erano andate malissimo, però visto che li ho, soprattutto con scelta a quarto livello, oltre il full ability, direi quasi anche il secondo full ability, direi che non è che... Ok, attenzione, insomma, Frieza. Vabbè. Appunto, questo è il classico SSR che ce l'ho già a full ability, anzi che potevo portare a full ability, ma che adesso va al baba, assolutamente. Partiamo con le multe, ragazzi. Tre multe a disposizione, poi anche queste etichette termineranno qua. Guardiamo, 1, 2, 3. Tre pod. Release yellow, Super Saiyan. Dai, 1, 2. Ok, guardiamo, godiamoci il momento. Super Buu, vabbè, Kid Buu, come volete chiamarlo, un altro Kid Buu. Ok, Pan, C17, cioè, da solo questi, soltanto questi da, perché, cioè, soltanto i Buddha. C17, tutti gli stessi RSR, ragazzi, incredibile. Oddio, la posizione, ragazzi, è quella di Goku nella carta ad SSR di Gogeta LR, se ci fate caso, perché Goku c'ha quella gamba ritta lì e vi giuro è la posizione identica del Goku della carta dell'LR di Gogeta, vi giuro è la stessa posizione. Va bene, ma a parte questo flashback deprimente, visto che potevamo sperare in qualcosa ma non è nemmeno la sua base, quindi cosa speravamo? Super Saiyan 2. Dai, su, dai, qualcosa di buono, qualcosa, un budget fisico, non ti chiedo l'LR, ma almeno il budget fisico per portare l'ability 1, ti prego, va bene che le orbe fisiche non ne ho, vabbè, skippato questo Vegeta anche se non lo trovavamo uguale, Cici, Goku, anche questo l'ho portato doppiamente full ability, non è nemmeno il GSSR, Yamu, ok... E l'ennesimo C18, che anche questi ne ho trovata migliaia. Tutti gli stessi SSR, ragazzi. L'ultima multi. Le mani al cielo. Alzatele tutti adesso. Mettete un bel like. Mi raccomando, ragazzi. Mi raccomando, un bel like. E iscrivetevi. E condividete questo video, ragazzi. Mi raccomando. Ultima multi. Attenzione. Istante Super Saiyan. Speriamo in qualcosa di buono. Tiriamo giù. Forza. 1. 2. Niente, terzo livello. Dai, guardiamo. Votiamo. Trunks Int SR. Ok, ciao Ozu. Dai, dammi qualcosa di interessante. Goku, va bene. Questo per adesso non ce l'è mai uscito. Nappa. Ok. Un altro Vegeta di questi. Cioè, ma è ridicolo. C17, cioè, sempre gli stessi SSR. Ed ESR ed R. Un altro, ma perché l'ho portato a full ability? Ma non volevo, va bene che volevo Vegeta Super Saiyan, ma non la GL e anche il GSSR, ragazzi, dai. È incredibile. E va bene, ragazzi, termina qui anche questi ticket. Io direi di salutarci con un po' di carte interessanti. Vabbè, salutiamoci con Vegeta, visto che l'ho già portato delle R. Sarebbe ad ability 1, ma mi mancano le orbe, quindi non posso portarlo su, e anche a livello dell'SA sicuramente non è d'aiuto. E niente, ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimo per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a mettere un bel like e un commentino qua sotto, condividete questo video, ragazzi, mi raccomando, la lotteria è ancora aperta, ricordatevelo. Noi ci vediamo domani con un altro fantasticissimo video e
Ciao a tutti.